La vittoria può aprire orizzonti interessanti, inseguiamoli con la consapevolezza di essere una squadra coraggiosa e forte mentalmente. Dallo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, benvenuti a Bologna-Lazio, rialzare la testa. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti per questo match, è pronto Milinkovic. Parte Milinkovic, palla che va a lambire il palo, la destra di Skorupski, vicinissimo al gol, il sergente biancoceleste. Soriano, altro ex Granata, il pallone dalle parti di Sansone, occhio ancora a Sansone, è bloccato da Acerbi, poi occhio a Luis Alberto e poi il tiro in porta cercato da Svanberg, pallone che finisce sul fondo. Correa cerca di andare in area di rigore, viene bloccato, pallone che in questo caso passa, Correa no, e c'è il calcio di rigore per la Lazio. Dominguez non tocca la sfera, c'era Danilo dietro. Tutto Immobile, fischia Giacomelli. Parte Immobile e para Skorupski. Rigore sbagliato della Lazio, Immobile, la calciata rasoterra. Ancora Soriano. Ancora il tiro in porta, attenzione, Rene rimane là. E gol di Barro con... il Bologna che si porta avanti nella maniera più incredibile al 19° minuto del primo tempo, anzi vediamo un po', è stato un Baillé a metter dentro. Barrow, Lucas Leiva viene superato, ancora Barrow, sempre lui con il destro, Barrow, Reina, pallone spostato, finisce in calcio d'angolo. Ancora Luis Alberto con il destro, impostare verso Patrick, ancora Patrick, può andare al cross, adesso arriva adesso con il tentativo di destro, tentato e trovato dal Tucu Correa. Occhio intanto ancora alla pressione del Bologna che recupera palla, attenzione, cerca il tiro in porta, attenzione ancora con Reinang, in due tempi neutralizza la conclusione di Dominguez. Al 45esimo senza recupero, Giacomelli fa terminare la prima passione di gara. Finisce 1-0, il gol di Ibrahima Mbaye per Correa, poi ancora Luis Alberto, riparte però il Bologna, 4 contro 4, adesso occhio sempre a Svanberg, dritto in porta, Svanberg e palla sul fondo, ancora Lulic, cross che arriva, è buono, Marusic salta di testa, Milinkovic si gira dalla parte esterna dove c'è ancora una volta Marusic che va al cross, dalla parte opposta verso Lulic, occhio alla Cerbia, poi anche Immobile davanti alla porta. Non c'è fallo, secondo Giacomelli, tutto buono. Poi Acerbi, cross dalla parte opposta, occhio, Milinkovic e Marusic. Ha toccato Marusic, Skorupski ha trovato il pallone fra le braccia. Vedo due cambi offensivi che ho visto sparire dal riscaldamento, Pereira e Murici. Tanto palla lunga di Soriano per Barro, cross in area, attenzione, e il gol del Bologna con Sansone. Al 19° della ripresa, tutti in area, Murici, Caicedo, palla proprio per il panterone, va Murici e palla sull'esterno della rete, non era facile, era abbastanza defilato ma era anche fuori gioco. Oggi ancora non ha segnato, attenzione perché forse lo fa adesso, vediamo, c'è Giacomelli che fa segno che la Tuck Online Technology va a imbucare un'altra palla morbida verso Murici, fa la sponda bene verso Caicedo, allontana però Sumarò. Marusic ancora per Caicedo in area, cerca il tiro in porta, Skorupski prende anche questa. Giacomelli ha già il fischietto in bocca e va a decretare il termine di questa partita, finisce così, finisce 2-0 per il Bologna, sconfitta amara per la Lazio.